A cosa serve un episodio intero dedicato all'acqua? Cosa ci sarà mai da dire che ancora non sappiamo? E proprio qui sta il punto. L'acqua è un elemento che diamo per scontato, talmente presente nelle nostre vite che ci siamo dimenticati di preservarlo. Ci siamo dimenticati per decenni dell'importanza dell'acqua. Certo, non se ne sono dimenticati invece quei popoli che per avere accesso all'acqua ancora oggi nel 2021 percorrono decine di chilometri. Mentre noi apriamo il rubinetto e lo lasciamo lì, aperto, con l'acqua che scorre, senza ricordare che stiamo sprecando un bene che dovremmo considerare un lusso. Il 71% del nostro pianeta è coperto d'acqua. Di questo 71%, il 97%, quindi quasi tutto, è oceani. Solo il 2,1% lo troviamo ai poli e nei ghiacciai e lo 0,65%, quindi una percentuale davvero bassissima, si trova nei fiumi, nei laghi, nelle falde acquifere e nell'atmosfera. L'acqua per l'essere umano è indispensabile. Il nostro organismo è composto per più della metà di acqua. La percentuale di acqua nei neonati arriva addirittura al 75%. Possiamo resistere circa 50 giorni senza cibo, ma soltanto 2 o 3 senza acqua. E ogni giorno abbiamo bisogno di introdurne nel nostro organismo in media circa 2 litri e mezzo. L'acqua è vita. Eppure nel mondo sono oltre 1 miliardo le persone che non hanno accesso all'acqua potabile, con tutte le conseguenze che questo provoca. Ebbene sì, senza acqua non c'è vita, ma è vero, perché se non c'è l'acqua non c'è vita, non cresce niente. Uno diceva, io mi bevo il vino, no bello mio, perché se non c'è l'acqua l'uva non cresce, non fare il furbo, il vino, la vite, l'uva cresce soltanto se c'è l'acqua, per cui... L'essere umano, diciamo che l'essere umano è un po' sprecone, tutti, compreso me, sì, perché noi, a parte che abbiamo bisogno di 1,5 litri d'acqua al giorno per poter vivere, perché si può vivere magari qualche giorno senza mangiare, ma essere disidratati è quasi impossibile. È un bene preziosissimo, tanto che qualcuno dice che l'acqua è l'oro nero del futuro, ma sarà così, perché ce n'è sempre meno di acqua. Certo, perché l'acqua potabile si trova o nelle falde acquifere oppure nei ghiacciai. Non è, e non tutti hanno la fortuna di averla a casa, perché noi, sai, in occidentale apriamo il rubinetto, esce l'acqua potabile, ti fai la pasta, cucini, mangi, inviti gli amici a casa. Ci sono paesi nel mondo dove l'acqua potabile non c'è. Sì, devono filtrare l'acqua salata del mare. E torno a ripetere, l'acqua salata del mare, cioè l'acqua salata in genere nel mondo, ricopre 3/4 del pianeta, soltanto 1/4 è ricoperta da acqua dolce, ma purtroppo quell'acqua dolce sta finendo perché il clima sta cambiando. Per cui ragazzi, cerchiamo di salvaguardare quel poco di acqua che ci è rimasto. Nell'Africa subsahariana le donne e le ragazze trascorrono 40 miliardi di ore all'anno per procurarsi l'acqua. Noi che l'abbiamo a disposizione dovremmo invece adottare alcune buone pratiche per non sprecarla, gesti semplicissimi che sicuramente avrete già sentito ripetere 1000 volte. E allora le ripetiamo anche qui su Alto Voltaggio. Franco, a te l'onore! Questo è un bene troppo prezioso per sprecarlo. E per non sprecarlo, come dobbiamo fare? Per non sprecare l'acqua è semplice, bastano poche accortezze, ragazzi. Ci laviamo i denti. Noi spegniamo l'acqua, la spegniamo come fosse la corrente elettrica. Spegni l'acqua. Sì, chiudi quel rubinetto. E tu fai due cose positive. Primo, non fai arrabbiare tua madre. E secondo, non sprechi l'acqua, perché se tu lasci il rubinetto dell'acqua aperto mentre ti lavi i denti, tra una spazzolata e l'altra, consumi 10-15 litri. Sì, li consumi. E dall'altra parte chi è che grida? Tua madre, che ti dice, chiudi quel rubinetto che l'acqua la pago io. E c'ha ragione. Per cui è semplicissimo. Poi un'altra cosa per evitare di sprecare l'acqua potrebbe essere, facciamo funzionare la lavastoviglie quando tutti i bicchieri e i piatti hanno riempito tutti gli scomparti dei bicchieri e dei piatti. Cioè, aspettiamo che la lavastoviglie è piena e poi la accendiamo. Cioè, tanto non è che uno la deve accendere per forza tutti i giorni, può accendere un giorno sì, un giorno no, e abbiamo risparmiato anche dell'acqua sulla lavastoviglie. La lavatrice è uguale, sì, cioè non è che se tu c'hai un jeans e tu fai girare la lavatrice 1 ora e consumi 25-30 litri d'acqua per lavare un paio di pantaloni, perché cosa per un jeans? Ma aspetta ad averne 2-3, non c'hai, tu hai soltanto quel jeans, ti do un'idea.
vai a suonare dai vicini di casa, gli dici: scusa, avete da lavare dei vostri jeans? Se loro ti dicono sì, ti fai dare i jeans da tutti i tuoi condomini e li lavi nella tua lavatrice. Per cui fai una cosa buona a te stesso e anche all'ambiente, e usiamo il meno possibile detersivi. Posso dare anche qualche consiglio per recuperare l'acqua? È semplice. Ad esempio, tu fai la pasta, cioè tu cosa fai? Prendi la pasta. Certo, se l'acqua non gli hai messo il sale, la puoi recuperare per che cosa? Perché la pasta, quando tu cucini nell'acqua potabile, l'acqua potabile prende l'amido. L'amido, se tu insieme all'acqua che hai usato per cucinare la tua pasta che ti stai mangiando magari proprio in questo momento, quell'acqua lì non la buttare nel lavandino. Prendi e la metti in un vaso delle piante. La pianta si nutre, capito? Il sale glielo metti dopo, quando la pasta è fatta. Cioè, impariamo a riciclare l'acqua. L'acqua ha bisogno di essere riciclata. Cioè, non è che tu prendi un fazzolettino, lo butti nel water perché ti sei asciugato il naso e tac, uno scarico d'acqua, 10 litri d'acqua per buttare un fazzolettino. No, aspetta di avere il water pieno di fazzolettini. Fai attenzione che si potrebbe anche attappare il water comunque, cioè non prendere proprio tutta la lettera. Cioè, cerchiamo di recuperare l'acqua, nel senso che usiamo l'acqua per annaffiare i giardini, il nostro giardino, anche quello degli altri. Perché no? Anche quello degli altri. Facciamo un'opera buona. Aiutiamo, annaffiamo il giardino del vicino. Facciamo una petizione. Usiamo l'acqua che magari non usiamo, che non abbiamo usato, l'acqua piovana. Quante volte capita che uno in un giardino ha un bidone d'acqua così e lo lascia aperto, quei bidoni che una volta contenevano l'olio, quello grosso, l'olio sott'olio, e tu aspetti che si riempia quel bidone, poi prendi il bidone e lo rovesci nel giardino del vicino. Non gli hai fatto danno, gli hai annaffiato il giardino, quello ti dirà grazie. Non sprechiamo, non laviamo la macchina, capito, con l'acqua potabile nelle fontane, è un peccato. Perché dovete sapere che poi, a parte qualcuno dice, ma l'acqua si spreca, quella delle fontane che ci sono nelle città. No, no, no. L'acqua non si spreca, perché quell'acqua lì cade nel pozzetto, ritorna alla fonte, viene di nuovo depurata e rimandata nella stessa fontana. Praticamente tu, è sempre la stessa acqua che beviamo, però è pulita, filtrata e tutto quanto. Per cui ragazzi, cerchiamo di riciclare anche l'acqua, perché si può riciclare tutto. Senza detersivi. Intanto il pianeta intero deve prepararsi a fronteggiare una piaga estrema che in molte zone sta già creando migliaia di sfollati: la desertificazione. Molte persone nel mondo già migrano proprio a causa della siccità, che con i cambiamenti climatici arriva a flagellare anche zone che un tempo erano bacini idrici importanti. Il lago Aral, ad esempio, chiamato anche Mare d'Aral, era un tempo un lago salato di origine oceanica, tra la frontiera dell'Uzbekistan e il Kazakistan. Prima si è suddiviso in due bacini minori, poi uno dei due si è seccato e ciò che resta è un bacino molto molto piccolo, praticamente in esaurimento. Colpa del destino? Assolutamente no. Colpa dell'uomo, visto che dagli anni 80 i due principali immissari del lago hanno iniziato a ritirarsi, dopo che per decenni la loro acqua è stata utilizzata per la produzione intensiva di cotone. In generale, i laghi di tutto il mondo sono messi a dura prova. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature ha mostrato come la crisi climatica stia causando un calo del livello di ossigeno nelle acque dei laghi. A farne le spese sono tutte le specie animali, che così non hanno a disposizione in maniera sicura la loro fonte primaria di acqua potabile. Un durissimo colpo alla biodiversità di molte zone del pianeta, dagli Stati Uniti all'Europa. E se parliamo di desertificazione, la nostra Italia non è affatto immune. Anzi, nell'Unione Europea l'8% del territorio è a rischio desertificazione e tra le zone più esposte figura anche l'Italia. Nella nostra penisola a rischio è il 20% della superficie totale. La cosa peggiore è però che gli italiani non sono abbastanza informati sui rischi e solo 2 su 10, secondo un sondaggio Ipsos, sono preoccupati per l'acqua. Il 70% pensa che si tratti di un problema limitato solo ad alcune aree del paese. Solo il 22% ritiene veritiere le previsioni del World Resources Institute sul fatto che l'Italia sarà in una situazione di stress idrico entro il 2040. Ed è davvero scarsissima la percezione riguardo l'effettiva quantità d'acqua dispersa a livello nazionale attraverso la nostra rete idrica. Ecco perché sì, serve un podcast intero che parli di acqua. Siamo quasi arrivati alla frutta, si dice quando vai al ristorante, no, abbiamo quasi finito. No ragazzi, c'è ancora tempo per ritornare a fare il primo, perché
Sì, è vero, il clima sta cambiando, cioè ci sono fiumi in Sicilia, ad esempio, c'è l'Alcantara che ormai si è desertificato. Non c'è più acqua, è secco. Proprio la parola secco che in Sicilia vuol dire magro. Il fiume è così perché magari qualcuno usa l'acqua per fare altre cose. Cioè noi dobbiamo mettere in conto che tutto quello che fai alla natura, poi la natura ce lo restituisce. Qualcuno dice, ma è il clima che cambia. No, è la mano dell'uomo, che l'uomo combina dei guai e non dovrebbe farli. Per cui cerchiamo di aiutare il clima, il mondo, la natura. E come noi aiuteremo lui, lui aiuterà noi. Sono sicuro che se le cose si rimettono a posto non grandinerà più e non avremo più il problema di portare la macchina dal carrozziere, perché non scenderanno più uova dal cielo di ghiaccio, ma scenderà la pioggia che scendeva 100 anni fa. Chiudiamo con un po' di poesia. Parliamo di acqua, ma parliamo anche di fontane e fontanelle. Beh, a vedere le fontane uno dice spreco, spreco d'acqua. No, non si spreca l'acqua, né nelle fontane, quelle grandi come quelle sculture bellissime tipo la Fontana di Trevi, le fontane che ci sono nelle piazze di tutte le città italiane che sono rappresentate da grandi artisti, no, che hanno fatto queste cose. Ma parliamo proprio delle fontanelle, quelle a cannella, quelle che si beve, capito? Quelle che vediamo nelle città, tipo a Torino ce n'è una che è a forma di toro, tanto che viene chiamato il Tourette ed è stata installata, pensate, nel 1862. Pensate quanta gente si è fermata a bere in quelle fontane con la testa del toro, il Tourette. Poi in ogni città c'è la sua, ad esempio a Roma è stata installata nel 1887, 1872, 74, in quegli anni lì. Diciamo che dal 1870 al 1880 sono state installate le fontane a Roma, che venivano chiamate e vengono chiamate il Nasone, boh, Nasone, ognuno c'ha il suo. E a Milano c'hanno la forma di drago, però non si sa in quale periodo sono state installate perché, boh, nessuno se lo ricorda. Comunque, io penso che anche lì è stato fine 800, inizio 900. Ma la cosa bella è che sono tutte dello stesso colore, verde ramarro. Chissà cosa vuol dire sto verde ramarro. Poi hanno un materiale speciale. Prima erano fatte in ghisa, poi sono state fatte in ottone, poi sono state di nuovo fatte in ghisa. Non si capisce, qualcuna è in ghisa e qualcuna in ottone. Comunque, sia una che l'altra mantengono bene l'acqua fresca. Per cui, ragazzi, se vedete una fontana in una città e avete sete, fermatevi e bevete. Difatti, tra amici a Torino si dice: vieni che ti offro da bere un po' d'acqua al Tourette.